Oggetto numero 1, interroga Mancini, risponde l'assessore Qualetto. Grazie Presidente, dando per scontato la lettura assessore del dispositivo che è piuttosto corposo, quindi i tempi di lettura sarebbero lunghi, quindi evitiamo di leggerli e soprattutto sono interessato ad ascoltarlo, quindi adopiamo questi secondi per la sua risposta. Però leggo la parte finale, cioè il sunto dell'interrogazione. In merito alle azioni messe in campo per la prosecuzione del piano vaccinale a livello regionale, con particolare riferimento alla fascia 12-19, sulle attività di sorveglianza pubblica svolte dal nucleo epidemiologico regionale e dai referenti regionali sul sistema Passi, sulle segnalazioni successive alle somministrazioni di vaccini da Covid-19, con particolare riferimento alla fascia 12-19. Sulle attività di monitoraggio svolte dalla Regione al fine di valutare l'efficacia e la sicurezza delle vaccinazioni Covid-19 anche nel contesto della popolazione anziana più fragile, ospite delle RSA presenti in Umbria, sul sistema di indicatori di sorveglianza pubblica sui vaccini da Covid-19 che vengono attualmente utilizzati o che si intendono implementare nell'ambito del sistema Passi, o in raccordo con le attività svolte dal nucleo di sorveglianza Covid al fine di migliorare il sistema di sorveglianza pubblica e di farmacovigilanza a livello regionale, anche come contributo al rafforzamento del sistema di sorveglianza regionale. Grazie. Grazie consigliere Mancini. Prego assessore Qualetto. Grazie Presidente. Per quanto riguarda le azioni messe in campo per la prosecuzione, la Regione dell'Umbria, per quanto riguarda il piano vaccinale, nei confronti appunto della fascia 12-19, ha definito, nel rispetto di quelle che sono le indicazioni nazionali, e sono riportate in maniera chiara su quello che è il portale, quello che sollecitando appunto la vaccinazione per quanto riguarda l'età 12-19, che viene invitata sia dall'assessorato ma in tutte quante le altre forme, anche e soprattutto direi attraverso quelle che sono le aziende, dietro e nel rispetto alle indicazioni del CTS e del nucleo epidemiologico, che monitorano settimanalmente l'andamento epidemico regionale, l'incidenza dei casi per fasce d'età, con particolare attenzione alla popolazione in età scolare e lo stato vaccinale della popolazione umbra. Quindi c'è una continuità nel monitoraggio, c'è sempre stata, e questa continuità continua, diciamo è assolutamente allineata per quanto riguarda la situazione pandemica. Per quanto riguarda le segnalazioni successive alla somministrazione di vaccini Covid, l'attività di sorveglianza sulle segnalazioni successive alla somministrazione di vaccini, indipendentemente dall'età, è svolta dal Centro regionale di farmacovigilanza, attivo in Regione dell'Umbria dal 2012. Lascio agli atti la documentazione fornita appunto dal Centro regionale di farmacovigilanza, che riporta una sintesi inerente all'infezione SARS-CoV nella popolazione pediatrica e che include quali sono ad oggi gli atteggiamenti in termini di vaccinazione della parte dell'Europa, dell'USA e della Cina. Monitoraggio. Sulle attività di monitoraggio svolte dalla Regione, come ho già detto e sottolineo un'altra volta, rispetto al punto precedente, l'attività di sorveglianza sulle segnalazioni successive alla somministrazione di vaccini Covid, indipendentemente dall'età, è svolta dal Centro regionale di farmacovigilanza, attivo presso la Regione dell'Umbria dal 2012. La funzione del Centro regionale di farmacovigilanza è quella di supportare e coordinare tutte le attività di farmacovigilanza della Regione e di collaborare con le autorità regolatorie dello Stato. Allego anche in questo caso il report della Centrale regionale di farmacovigilanza. Circa il sistema di indicatori, il sistema di sorveglianza sulla popolazione Passi è basato sulle interviste fatte alla fascia di età 18-69 anni. Non contiene informazioni sulla popolazione al di sotto dei 19 anni. Qualunque
modifica del sistema viene comunque condivisa a livello nazionale. Probabilmente, anzi sicuramente, ci sarà un'integrazione che rileverà anche le situazioni al di sotto di 18 anni, causa appunto la modifica delle indicazioni a livello nazionale. Come detto, i punti precedenti, la sorveglianza regionale effettuata dal centro regionale, che raccoglie le segnalazioni di reazioni avverse ai vaccini anti-Covid-19 occorse in Regione dell'Umbria, produce report di aggiornamento in continuità. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Mancini per la letta. Allora, io sinceramente Assessore mi sarei aspettato qualche numero che magari diciamo quantificava le persone vaccinate, quantificava soprattutto quello che è lo scopo di questa interrogazione, quindi al fine di valutare l'efficacia e la sicurezza, perché non mi pare che a livello diciamo di efficacia e sicurezza stiamo andando proprio bene, ecco, se voglio, la mia opinione, che ultimamente diciamo sembrava un'opinione fuori dal coro, da quello che era il mainstream, ma mi pare che i dubbi stanno aumentando e costantemente ci sono catapulte e giravolte spaziali da parte anche di noti luminari che io chiamo Virgo Star, no? Quindi colgo l'occasione per mettere sul tavolo politico della commissione terza presieduta dalla consigliera Eleonora Pace e che in qualche maniera lei assessore nel più breve tempo possibile, nella sua disponibilità anche in un giorno diverso dalla commissione, a comunicare alla presidente Pace un momento di condivisione che parli di numeri, che parli di statistiche, perché non ci nascondiamo, Assessore lo sa meglio di me, quanto è difficile segnalare le reazioni avverse. Questo è un tema molto complicato. Io stamattina sono stato già raggiunto al telefono da persone che hanno fatto la seconda dose con FEBA 39.5. È chiaro che se parlo al loro medico di reazione avversa gli dice no, è normale. Secondo me non è tanto normale, però questo è il mainstream che si trovano i cittadini utenti, che nei casi non sporadici, di malesseri continui anche dopo la somministrazione che durano giorni, questo non di meno succede ai bambini di 12 e 19 anni, e quindi sia in qualche maniera un tema da affrontare, perché in qualche maniera penso che al sottoscritto, ma a tutti qui dentro, compreso lei, sta a cuore la salute di tutti, ma in particolar modo dei nostri ragazzi, che sono insomma l'umanità che avanza, sono il futuro. Quindi questo aspetto la invito caldamente a raccogliere, come lei ha già detto, dal 2012 la Regione Umbria ha questo ufficio, questo compito importantissimo, e magari aprire un dibattito anche di carattere tecnico-scientifico che possa in qualche maniera parlare di numeri, questo è i numeri, perché poi alla fine la statistica, le opinioni sono opinioni, tutte legittime compreso la mia, e chiaramente però i numeri alla fine sono i numeri, quindi vedere quante somministrazioni sono state effettuate, totali, quante ne sono in teoria previste, ma diciamo i dubbi nelle famiglie stanno notevolmente aumentando, ma su quello che noi abbiamo alla fine fare un discorso tecnico-scientifico molto attento in virtù della fascia d'età che io ho posto all'attenzione sua, Assessore, che è quella di ragazzi 12-19 anni. Grazie. Grazie consigliere, passiamo all'oggetto numero 2, piano della cronicità. L'interrogante il consigliere Bori, prego consigliere, risponde l'assessore Coletto. Grazie Presidente, utilizzo anche l'occasione per ribadire che posizioni antiscientifiche o provocatorie sul fronte dei vaccini non possono avere cittadinanza nelle istituzioni, tantomeno lo possono avere nella Commissione Sanità della Regione Umbria. Noi richiamiamo alla scienza, alla medicina e anche alle competenze. Detto questo, piano delle cronicità. Noi stiamo affrontando un'emergenza sanitaria acuta, perché come tutte le infezioni sono eventi acuti.
Però poi c'è un grande tema, che è il tema delle patologie croniche. Il tema delle patologie croniche sotto ogni fronte, quello oncologico, quello reumatologico, ma pensiamo alle malattie del metabolismo, il diabete, le cardiovascolari, e potrei andare avanti a lungo. Per questo, per la cronicità che accompagna delle persone per tutta la vita, è stato pensato un piano, il piano delle cronicità, che prende in carico i pazienti, li accompagna in un percorso, questo percorso si chiama piano diagnostico, terapeutico, assistenziale e riabilitativo. Questi percorsi sono pensati con dei tempi e dei modi precisi, e se questi tempi e questi modi precisi sfuggono, per la diagnosi tempestiva, per la terapia efficace, per la riabilitazione e l'assistenza, se sfuggono c'è un danno di salute alle persone. Allora, il Piano Nazionale delle Cronicità del 2016, nella Regione Umbria ne è stato fatto uno regionale molto buono, che prende in carico tutte le patologie, affronta i problemi e si basa sul potenziamento della sanità pubblica, perché questo lo fa il pubblico, non lo può fare il privato. E magari lo fa in accordo con l'università, che per noi è una grande risorsa su questi fronti. Ecco, questo piano non è mai stato recepito e attuato dal 2019 al 2021. Allora la domanda che faccio all'assessore in maniera molto sintetica è: quali sono i tempi previsti per l'attuazione del piano per le cronicità che tocca tante famiglie e tante persone? E visto che nel piano erano presenti le assunzioni di 2 infermieri per ogni AFT, aggregazione dei medici di famiglia, aggregazioni funzionali territoriali, se questi 2 infermieri servivano proprio a seguire le patologie croniche e ad applicare questi piani diagnostici, terapeutici, assistenziali e riabilitativi, come pensa la Giunta di provvedere per sanare questa inadempienza, cioè la creazione del cosiddetto infermiere di famiglia, infermiere di base, infermiere di quartiere? Ci sono tante declinazioni, però va affrontato questo tema, vorremmo sapere come intendete farlo. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Coletto. Grazie. Allora, la tematica è una tematica assolutamente importante, altrettanto interessante, perché deriva da che cosa? Deriva dall'aumento dell'aspettativa di vita, che è collegata evidentemente a quella che è una buona sanità, che ha permesso ai nostri anziani di vivere più a lungo e, aggiungerei senza timore di smentita, di vivere anche meglio nella vecchiaia, che è il passaggio successivo e migliorativo, legato appunto anche a quelli che sono i PDTA, quindi i protocolli diagnostici, terapeutici, assistenziali e riabilitativi. Giustamente il consigliere Bori mi dice: ma guarda, c'è stata una deliberazione Stato-Regione, un accordo Stato-Regione recepito dalla Giunta regionale dell'Umbria il 28/7 del 2017 con delibera 902. Quindi è inutile dire che è roba vecchia. Se non è stata recepita all'epoca, sicuramente noi lo stiamo facendo e lo facciamo con attenzione, soprattutto perché abbiamo presentato ed è stato approvato a livello nazionale il nuovo piano della prevenzione. Quindi il passaggio integrativo c'è stato, il piano della prevenzione, che ha ripreso in mano tutta la progettazione, approvando anche la formulazione dei nuovi PDTA, vedi quello sull'ictus, ed in epoca emergenziale ha iniziato a monitorarne l'applicazione. Perché non dimentichiamo mai che dal fine 19 ad oggi siamo in mezzo a una pandemia, che non è un semplice raffreddore, io non lo sto usando come scusa, ovviamente, ma sto prendendo atto delle oggettive difficoltà che non ha solo la Regione dell'Umbria, ma che ha l'Italia intera, se non l'Europa e il mondo. Ciò detto, sottolineo ancora, non la prendo come scusante, tant'è che noi nei PDTA ci crediamo, in considerazione del fatto che una volta elaborato il piano di cura dello specialista, deve essere il medico di medicina generale a seguire i pazienti cronici sul territorio e ad attivare questi PDTA che sono fondamentali.
ha recepito anche le linee guida nazionali in materia di telemedicina, avviando progetti per una migliore e più efficace presa in carico del paziente cronico. Abbiamo predisposto il piano regionale, come dicevo poc'anzi, della prevenzione, approvato dal Ministero della Salute, che ha come punto di forza appunto la presa in carico dei pazienti in maniera proattiva e dedica una specifica area di intervento sulla cronicità. Il piano prevede la realizzazione di specifici obiettivi, misurandone la realizzazione e provvedendo a un cronoprogramma di attuazione. Aggregazioni medici di famiglia. È altrettanto interessante la questione degli infermieri, perché non più tardi la settimana scorsa, in videoconferenza con il Ministro Bianchi e il Ministro Speranza, ho sollevato proprio questa questione, perché è giusto che ci sia, e condivido, un rafforzamento del territorio con gli infermieri, due per ogni FT e via via via. Il problema è che i medici mancano da almeno 10 anni e non si capisce ancora questa assurdità del numero chiuso, che è una follia. Ciò detto, lo stesso vale per gli infermieri. Gli infermieri non si trovano, non è che non li trovi la regione dell'Umbria, non si trovano a livello nazionale. Perché? Perché bisogna formarli, perché bisogna fare dei corsi, perché a livello nazionale siamo in ritardo su tutte quante queste questioni. E sfido chiunque a trovare degli infermieri che possano essere assunti. E purtroppo cosa assistiamo? Assistiamo che le varie regioni si portano via fra le varie graduatorie i professionisti, siano essi infermieri, siano essi OSS piuttosto che medici. E allora io dico, serve un provvedimento a livello nazionale che prenda atto della situazione e che dia la possibilità alle regioni di provvedere e di fare una programmazione certa di quelli che sono i medici che servono, al di là di quelle che sono le considerazioni del MIUR, ma siccome, partendo dal presupposto meglio, che è la regione che risponde di quella che è la gestione della sanità, è anche giusto che sia la regione a dire quanti e quali professionisti servono e devono essere messi in programmazione. Così come è stata, come viene fatta adesso, risulta molto difficile, perché a noi abbiamo delle necessità, il MIUR evidentemente ne gestisce in funzione di quello che è un fondo, di quello che è un sistema di gestione che ormai non trova più riscontro nella realtà, e non lo trova solo in Umbria, attenzione, lo trova a livello nazionale, perché tutte le regioni, nessuna esclusa, mancano di infermieri, mancano di OSS, mancano di medici. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Bori per la replica. Ma molto rapidamente, poi con la Presidente della Commissione Sanità avremo modo di trattare il tema nella Commissione Sanità. Prima questione: il fatto dell'emergenza sanitaria rischia di diventare per noi un pagamento enorme, sia in qualità della vita che in aspettativa di vita di tanti pazienti che non riescono ad avere una diagnosi, non riescono ad avere una terapia, non riescono ad accedere alle strutture sanitarie e ai percorsi sanitari. Questo dobbiamo sapere. Io leggevo in questi giorni le esternazioni di tanti medici, tanti infermieri che non riescono più a seguire i propri pazienti perché nei presidi sanitari sono di nuovo sospese le attività. Essendo sospese le attività, lo pagano i pazienti cronici, che non sono per forza anziani. I pazienti cronici possono essere anche dei giovani pazienti che hanno disabilità, che hanno malattie, che hanno patologie che li portano a una cronicità che li accompagna per tutta la vita, respiratoria, cardiologica, metabolica, pensiamo al diabete. Ecco, allora, queste persone noi le dobbiamo prendere in carico garantendogli una qualità di vita, perché ogni appuntamento perso, ogni terapia mancata, ogni percorso che esce dal seminato vuol dire un danno di salute. Questo per il concetto del piano dei cronicità. Sulla questione dei medici e degli infermieri, noi siamo una terra che potrebbe essere fortunata, perché noi abbiamo un ateneo grande in una regione non enorme. Allora, questo ateneo forma centinaia di medici, centinaia di infermieri,
centinaia di specialisti, medici e infermieri. Noi li stiamo facendo andare tutti fuori. Il problema che altre regioni hanno qui da noi potrebbe essere colmato con un ragionamento serio con il mondo dell'università, che al momento non si sta facendo. Tantissimi professionisti, medici e infermieri, stanno andando nelle regioni limitrofe perché loro fanno i concorsi e noi no. Allora, questo è un tema che dobbiamo affrontare e bisogna affrontarlo con un solo criterio, quello che ha messo il Ministero, che grazie ai fondi aggiuntivi in Umbria saranno possibili 1500 assunzioni, facciamole, non perdiamo tempo perché i professionisti vanno da altre parti, e le 1550 assunzioni che ha promesso la Presidente da 2 anni e non arrivano. Questo vuol dire anche sugli infermieri di zona, anche sui medici di medicina generale, anche sugli specialisti, vuol dire colmare un gap che sta diventando enorme. Chiudo dicendo che noi siamo nel pieno della quinta ondata, nel pieno, non in riduzione. Essendo noi nel pieno della quinta ondata, con meno personale della prima, penso che sia per tutti evidente che c'è un problema.